Allora, oggi è 21 maggio 2020, siamo a Piazzale Flaminio. Sono le ore 11 e quasi 11:30. Praticamente, mentre gli italiani, esercizi italiani dei negozi, barbieri, abbigliamento, bar, ristoranti, hanno l'obbligo di far mantenere distanze di sicurezza e, specialmente nel caso dei negozi di abbigliamento, di sanificare le merci ogni qualvolta un cliente tocca o prova un indumento, nei banchi qui adiacenti alla stazione Flaminio, della metro Flaminio, cittadini, decine e decine di cittadini toccano gli indumenti bancarelle dei stranieri, no? Senza nessun norma igienico-sanitaria. Molti non hanno la mascherina, molti non hanno i guanti, guardate. E loro non sanificano niente, mentre i negozianti italiani, imprenditori, i negozianti italiani sono obbligati a forti misure restrittive di sicurezza, oltre a pagare le tasse che questi non pagano. Questo è un razzismo al contrario, un razzismo verso il popolo italiano.